Il cervello, un organo straordinario che ci permette di vedere, sentire. Può farci fermare o viaggiare velocissimi. Ci fa fremere o tremare. Ci fa ricordare e dimenticare. Il cervello, un organo ancora misterioso. C'è però un medico in grado di comprenderlo, il neurologo, specializzato nel curare le malattie del cervello. Conosci il neurologo, proteggi il tuo cervello. Bene, ringrazio ancora Siena Congress per averci supportato nell'organizzazione di questi webinar e ringrazio ovviamente la SINA innanzitutto per aver promosso nella settimana del cervello un'attenzione verso nei confronti di tutto quello che ha a che fare in corso di Covid con la neurologia. Abbiamo avuto fino ad oggi 4 incontri diversi su 4 tematiche diverse ed è con molto piacere che introduco l'ultima sessione di stasera con 3 presentazioni, Matilde Leonardi e il professor Latronico e Viviana Cristillo. Matilde Leonardi è stata per alcune settimane qui presente a Brescia e quando imperversava il Covid. Nicola Latronico è il responsabile della rianimazione del civile ed è responsabile della neuroreanimazione ed è stato particolarmente coinvolto, tuttora lo è, nella gestione dei pazienti più critici presso l'ospedale civile dove lavoriamo. Oggi abbiamo forse 450 o giù di lì pazienti ancora ricoverati, eravamo arrivati a 700 malati, 730 malati ricoverati a marzo-aprile dell'anno scorso. Con Viviana Cristillo da tempo impegnata sulla neuro-Covid, lo è stato durante i mesi di marzo-aprile e lo è ancora in questa nuova unità chiamata neurocardio-Covid. Più di 220 pazienti ricoverati in questa unità da ottobre fino ad oggi e quindi devo dire una delle persone che nell'ambito della clinica neurologica è più esperta nel presentare i dati. Però lasciatemi introdurre Matilde Leonardi. Matilde Leonardi è da tempo impegnata in una serie di attività, soprattutto per quanto riguarda le problematiche legate allo stato di coma, ma è stata una delle prime persone a rendersi conto e a percepire la stretta relazione che ci sarebbe potuta essere tra Covid e neurologia. È stata una delle prime persone ad attivare a livello dell'Organizzazione Mondiale della Salute una Neuro Coalition ed è attualmente una delle persone più attive non solo all'interno della coalizione neuro internazionale ma all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Salute. È sicuramente una delle persone più energiche in questa coalizione e anche una delle persone che maggiormente ha avuto la possibilità di approfondire argomenti. Con noi abbiamo condiviso il progetto cosiddetto Covid Next, che mira a individuare le problematiche neurologiche nei pazienti a distanza dall'infezione Covid, sia ospedalizzati che non ospedalizzati. Viviana è responsabile dell'ambulatorio, ma con Matilde siamo impegnati nella valutazione di tutti questi casi e nella coalizione internazionale che si dedicherà al long Covid. Per cui è un enorme piacere avere Matilde che abbia accolto intanto l'invito che il punto di vista non solo dell'Organizzazione Mondiale della Salute, ma il punto di vista di Matilde Leonardi nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale della Salute. Prego Matilde, grazie di ancora per essere qui, come ringrazio ovviamente Nicole e Viviana. Grazie mille. Vorrei fare, diciamo, in questa chiusura di questa settimana, se possibile, un brevissimo excursus su un anno di neurologia e Covid. In questo anno sicuramente con il professor Padovani e tutto il suo gruppo ho avuto anche modo di entrare davvero all'interno di quelli che sono i fenomeni che sono collegati sia alla fase acuta che alla fase cronica con un occhio doppio, un occhio del medico neurologo che è il mio lavoro qui al BESTA, ma anche col mio occhio di salute pubblica che in quest'anno devo dire mi ha impegnato in maniera considerevole proprio perché la difficoltà che abbiamo di
ragionare sugli effetti del Covid prende tantissimi elementi. Sicuramente non ho conflitti di interesse, sicuramente la partenza di tutto rispetto a quello che è stato il lavoro che riguarda poi la neurologia, è, visto che facciamo un anno di neurologia l'11 marzo, quando per la prima volta il dottor Tedros, direttore generale dell'OMS, dichiara la malattia da coronavirus una pandemia e dice anche che non si è mai vista una pandemia che può essere controllata allo stesso tempo. Devo dire che l'11 di marzo, un anno dopo, ci sono 118 milioni di casi confermati, 2.621.000 morti, ma nel 10 marzo del 2021 ci sono stati anche 300 milioni di dosi di vaccino che sono state date, e credo che questo quindi smentisce quando lui diceva che non è stato possibile sino ad ora controllare una pandemia, ed è stato il risultato di un enorme sforzo che parte anche da enormi drammi che sono stati vissuti dai paesi, non ultimo questo che noi italiani ricorderemo per sempre, perché ha segnato anche un cambio di passo in quella che era la percezione della gravità dell'infezione. Ringrazio infatti l'ospedale civile di Brescia, che in cui sono stata per 2 mesi in comando dal BESTA nell'ambito di quello che era la ricerca, ma soprattutto per cercare di capire che cosa doveva essere immediatamente fatto, e su questo il professor Padovani e il suo gruppo hanno da subito cercato di evidenziare quali erano gli elementi su cui lavorare. In questi 12 mesi devo dire che la velocità con cui sono state fatte cose da parte della comunità scientifica è stata unprecedented, come dice l'OMS, non si può ricordare nella storia della medicina un livello di lavoro che abbia portato sia a un numero di pubblicazioni che non è mai stato fatto per nessuna malattia in questo periodo di tempo così rapidamente, ma anche il concetto di salute pubblica che è stato completamente rivisto, perché per la prima volta si è parlato in maniera globale di quelle che potevano essere degli elementi di comuni di disruption dei sistemi. Nello stesso tempo anche i vaccini sono un successo che per la prima volta, possiamo dire forse, ha avuto un'energia comune che adesso si sta sempre più andando a evidenziare. All'inizio c'è stato uno sbaglio da parte della comunità scientifica, si è pensato nei primissimi giorni, anche per la completa mancanza da parte dei cinesi, nei primi 35 giorni, microfono acceso, mi sentite? Sì, anche per la mancanza da parte dei cinesi di comunicare quello che loro stavano vedendo. All'inizio, se vi ricordate, c'era un tentativo di censura della malattia, e ciò che avvenne nelle primissime fasi della malattia è stato un approccio di tipo monospecialistico. Si pensava a una malattia polmonare, poi man mano invece ci si è resi conto che l'approccio non poteva che essere un approccio di tipo sistemico, e bisognava unire i punti di vista proprio perché questo permetteva una miglior gestione. Dal punto di vista della neurologia, le prime informazioni che noi abbiamo avuto rispetto a un possibile coinvolgimento del sistema centrale risalgono ufficialmente al 5 marzo, quando China.org, un giornale online cinese, per la prima volta riporta, e questo fu il caso zero della neurologia mondiale, un signore cinese di 56 anni che aveva presentato il 24 gennaio dei sintomi di tipo neurologico e non aveva risposto, questo è quello che riporta il giornale, ai trattamenti regolari. Questo paziente zero era nella intensive care unit e aveva dei sintomi associati con una diminuzione di coscienza, anche se a livello del CT scan non avevano trovato niente di particolare. Questo è il caso zero mondiale della manifestazione neurologica della malattia. Il primo paper che uscì in marzo, ma che venne fatto in un preprint il 22 febbraio, giorno in cui appunto anche in Italia noi avevamo Codogno, ma questo preprint del dottor Ling Mao è fondamentale perché è il primo che riporta 78 su 214 pazienti, ancora avevamo dei numeri molto piccoli, cioè il 36% dei pazienti che avevano dei sintomi neurologici, e lui diceva, e assieme ai colleghi, che rispetto ai pazienti che sono meno severi, i pazienti che sono invece con una severità di Covid importante manifestano dei sintomi neurologici come acute cerebrovascular disease, menomazione della coscienza e dei sintomi muscoloscheletrici. Questo primo paper poi è stato seguito da centinaia e centinaia di papers. Devo dire che
La prima volta in cui nella letteratura scientifica è stata usata la parola neurocovid è nel paper che ho avuto il piacere e l'onore di fare assieme a Alessandro Padovani, uscito nell'aprile del 2020, in cui è la prima volta che compare la parola neurocovid a livello ufficiale in una pubblicazione. È importante perché da quel momento in poi, come vedremo, la storia cambia completamente. Nell'aprile, cioè quindi solo 2 mesi dall'inizio, cominciano a uscire tantissime pubblicazioni di sintomi diversi. L'Italia rispetto agli altri paesi è un mese in avanti e gli italiani rispetto ai cinesi hanno una piccola differenza, nel senso che noi cominciamo da subito non solo a pubblicare, ma a divulgare. E qui con noi oggi il professor Latronico, che è stato uno dei primi a divulgare immediatamente alcune informazioni nell'ambito di quello che si vedeva nell'intensive care unit. E devo dire, io personalmente ho preso e ho imparato dal professor Latronico nel giorni che io ero a Brescia dal 18 di marzo dell'anno scorso, e molte delle informazioni che venivano dal anestesisti e rianimatori italiani erano una importantissima informazione che veniva trasmessa e che da subito veniva trasmessa a tutti gli altri paesi, cosa che invece i cinesi non hanno fatto da subito. Quindi l'Italia ha giocato un ruolo molto importante anche nella diffusione dell'informazione. A maggio, quando siamo a 2 mesi dall'inizio dell'epidemia, questo è l'altro paper famoso fatto dai colleghi sia di Nanjing University che da Wuhan, comincia a essere più strutturata la valutazione di quelli che sono i sintomi neurologici e il coinvolgimento del sistema nervoso dopo l'infezione da Covid, ed è più evidente che il tipo di manifestazione parte sicuramente con un coinvolgimento del nervo olfattivo e anche del nervo vago, ma ancora non è molto definito quello che sembra essere un coinvolgimento diretto del sistema nervoso centrale. Rimane come un dubbio che pervade, diciamo, quasi tutta la letteratura di quei mesi. Sempre a maggio, a livello internazionale, si struttura la COVID Neuro Research Coalition, un gruppo di neurologi che attualmente sono 86 neurologi da più di 56 paesi, che cominciano a discutere a livello scientifico quelle che a questo punto sono evidentemente delle o complicazioni o correlazioni legate all'infezione da coronavirus. Questa coalition decide di coinvolgere le proprie risorse e la propria attenzione, in particolare anche sui paesi in via di sviluppo, ancora lontani, siamo a maggio, da quello che sembrava un'invasione dell'epidemia, sebbene molto spaventati, perché tutti i paesi della fascia dell'emisfero sud del mondo erano molto spaventati, ma ancora non avevano avuto l'inizio dell'epidemia, che invece aveva a quel punto preso una parte dell'Asia tramite la Cina, l'Europa, e cominciava negli Stati Uniti, sebbene non ancora ai livelli che poi saranno in maggio e giugno i livelli che raggiungono. Che cosa succede a maggio? Una cosa molto importante a livello dell'OMS: tutti i paesi del mondo, inclusa l'Unione Europea con tutti i suoi paesi, fanno una mozione e chiedono che la risposta al Covid sia una risposta unitaria. Soprattutto chiedono che l'OMS dia assistenza ai paesi e che non vengano interrotti i servizi essenziali. Si comincia quindi a maggio a vedere che c'è un coinvolgimento da parte di tutti i servizi, quindi non solo i servizi di medicina acuta, ma di tutti i servizi, in quello che è una risposta al virus, ma nello stesso tempo un coinvolgimento di diverse specialità in maniera differente. Nello specifico, la neurologia all'inizio non era considerata così importante, tant'è che in moltissimi posti, assieme alla riabilitazione, è la seconda disciplina che viene in qualche modo sacrificata per convogliare i neurologi e i riabilitatori, sono le due categorie che da subito vengono convogliate lì, all'interno di altre unità operative. Nella mozione che viene fatta all'Assemblea Mondiale della Sanità si parla di non communicable disease e mental health come le aree che devono essere guardate con particolare attenzione. La neurologia, come vedete, qui non compare, siamo a maggio e ancora non si è riuscito a portare all'attenzione del dibattito il grande impatto che il Covid ha sulla neurologia. Ma a giugno improvvisamente compare Lancet Neurology, si fa portavoce di questo assieme a molti altri giornali, ma questo ne diventa un po' la voce ufficiale di quello che è l'impatto di Public Health, quelle che sono delle grandi coalizioni che poi diventeranno dei grandi gruppi che raccolgono dati. Nasce appunto la Global Neuro Research Coalition, la European Academy of Neurology struttura un importante dataset dopo un'interview fatta a 4.500 neurologi in cui raccoglie i dati in un progetto che si chiama Energy,
le varie società nazionali cominciano a organizzarsi, tra queste anche la SIN, che comincia i propri lavori, in cui anche il professor Padovani spinge a ciò che ci sia una raccolta dati su quelli che sono i fenomeni neurologici, ma è importante anche che gli Stati Uniti a quel punto partono, e quando partono gli Stati Uniti partono in maniera massiccia con un investimento che da subito è il più importante investimento sulla complicazione neurologica, che è quello dell'NIH, e ci sono poi i registri internazionali. La World Federation of Neurology lancia un proprio appello con Gustavo Romano e il suo gruppo di neuroepidemiologia a ciò che si cominciano a raccogliere i dati sulle malattie neurologiche, dividendo a questo punto i diversi sintomi neurologici. È solo a giugno che l'OMS decide di costituire in maniera formale, sebbene già da marzo avevamo cominciato a lavorare, il gruppo che si occupa del Neurology and COVID Global Forum. È un gruppo che valuta sia le acute neurological manifestation, ma cominciano anche a emergere i primi neurological long term impact of COVID-19. Questo gruppo definisce anche che la demenza e altre malattie croniche sicuramente sono associate con un incredibile aumento della mortalità. Ricordiamoci che qui siamo a maggio, subito dopo la fine, giugno, subito dopo la fine della prima grande ondata che a questo punto ha preso moltissimi paesi del mondo. Il Neurology and COVID Global Forum si divide in 4 sottogruppi di ricerca, che sono la Clinical Care and Support, Disruption of Services, Surveillance and Minimal Dataset e il Case Report Form e Long Term Impact e Follow Up, che è attualmente il gruppo che si sta attivando proprio perché la fase acuta è in corso in molti paesi, ma si stanno cominciando ad avere tantissimi malati. Quello che è molto importante, che viene definito, e siamo qui ancora a giugno, è che il Covid riporta, e questo lo avrete discusso durante la settimana, diverse manifestazioni e anomalie di tipo neurologico a livello del sistema nervoso centrale, però sono mediate da un processo infiammatorio, a livello periferico, anche questo mediato da un processo infiammatorio, e a livello muscolare. Quella che resta come domanda a giugno del 2020 è: c'è una invasione diretta del sistema nervoso centrale, cioè l'anosmia, la geusia e i diversi problemi che si osservano a livello centrale, sono legati a un'invasione diretta del virus? Questo ha importanti conseguenze. È solo a maggio, scusatemi, solo a giugno, che c'è il primo caso francese sospetto, su cui poi ancora non c'è letteratura, in cui un ginecologo francese dice che in un bambino, in una mamma incinta, affetta da Covid, che partorisce a luglio, che ha avuto il Covid a marzo, il bambino sembra avere dei segni di encefalite. È stato questo caso, attualmente non ci sono molti altri casi che siano in qualche modo rispondano, perlomeno a giugno del 2020, a questa domanda. Esce poi in agosto il lavoro fatto da Pezzini e Padovani, che è importante perché dà un ordine e anche struttura quelle che sono diverso le differenze manifestazioni neurologiche. Sì, non vuole assolutamente stare breccia, la prima cosa che mi ha detto quando... Ok, le struttura diciamo come una malattia polmonare sistemica, come un'invasione diretta del sistema nervoso centrale attraverso una vasculite che va a darmi degli stroke, che vedremo poi, sicuramente avrete discusso durante la settimana, e soprattutto queste post-infectious immune-mediated complication, l'encefalite, la GBS, l'ANE, che sembrano essere davvero un modo per mettere a posto le varie cose. Sono successe molte cose in questi mesi, sicuramente la via però era stata segnata già dall'agosto, sono centinaia di pubblicazioni sul neurocovid e è interessante come siamo arrivati a gennaio del 2021 con colleghi di diverse discipline neurologiche, ad esempio Peter Gosby, che nell'ambito delle cefalee dice che è normale che i pazienti che avessero cefalalgica, se hanno Covid, possano avere mal di testa, ma che è importante anche dire che coloro che hanno mal di testa, ad esempio, non avranno una riduzione perché c'è il Covid di questa malattia, quindi non si deve sospendere, questo è uno degli elementi importanti, gli investimenti nell'ambito delle cefalee. Si arriva in questa storia fino a gennaio del 2021, l'ultimo paper, non l'ultimo in termini di ordine, ma l'ultimo che è stato pubblicato, che cerca di fare un po' il punto, è del collega Tom Solomon inglese, in quale lui dice che in definitiva se la retina è la finestra del cervello, per capire il Covid, quindi il naso è forse il portone principale, e suggerisce che in qualche modo
i maggiori problemi delle funzioni mentali superiori occorrono senza un'infezione dei neuroni. Quindi siamo a 8 mesi dalla prima domanda e questa è, assieme a tante altre risposte che sono state date, un tentativo di fare un sommario. E sebbene il virus può entrare a livello del cervello, dice Solomon, sembra in maniera predominante infettare il sistema vascolare e immune. In termini di sommario, lui dice che le conoscenze che abbiamo a gennaio del 2021 sono che l'anosmia, l'encefalopatia e lo stroke sono i sintomi neurologici più comuni, e nelle autopsie fatte, che purtroppo a livello mondiale sono ancora poche, l'anosmia è predominante nell'ambito delle infezioni delle cellule dell'epitelio olfattivo e del bulbo olfattorio. Si trova anche a livello del cervello, dice lui, l'ultima frase che mette, il SARS-CoV-2 può essere trovato con la PCR e l'immunoistochimica, ma l'evidenza a oggi suggerisce che è prevalentemente di tipo nelle cellule vascolari e immune piuttosto che in una infezione diretta del cervello. Tutto questo lavoro dei clinici soprattutto è andato di pari passo con quello che era l'osservazione da parte del gruppo 2, di cui sono il coordinatore assieme alla collega tunisina Chakri, che noi abbiamo guardato qual è la disruption dei sistemi. Diciamo che la neurologia da sempre, e questo l'OMS l'ha sempre evidenziato, soffre per carenza di persone, per carenza di servizi e carenza di strutture, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dove solo nel 2014 si diceva che una persona su 10 riceve una diagnosi e una persona su 4 riceve un trattamento. E soprattutto dove si diceva già da tempo che le forze neurologiche sono ampiamente sottorappresentate nei paesi sviluppati. Noi abbiamo 7 neurologi per 100.000 popolazioni, mentre invece nei paesi in via di sviluppo è meno di 1 per 100.000. In questa situazione l'OMS ha cercato di capire quali fossero le possibilità dei paesi di rispondere in maniera adeguata e sono nate a giugno delle diverse indicazioni. A giugno, subito, quindi 5 mesi dopo l'inizio dell'epidemia a livello mondiale, si davano delle linee guida su mantenere i servizi. Poi viene fatta una valutazione di quelli che sono i servizi per i servizi delle malattie non trasmissibili. Quello che interessa a noi sono le ultime due. Una è questa che esce nell'agosto del 2020. Nell'ambito di questa Pulse Survey, che è una survey che è stata fatta chiedendo ai ministri della salute e ai rappresentanti regional advisor della salute mentale qual è il livello di disruption dei servizi in generale, 90% dei paesi, che a quel punto sono moltissimi paesi del mondo, riportano di aver avuto un problema di disruption dei servizi. A questa survey allora l'OMS, con la sua divisione di salute mentale, fa partire una survey su quelli che sono i servizi mentali, neurologici e per l'abuso di sostanze, e pubblica questa seconda survey in ottobre. Quello che succede in questa survey, che viene sempre fatta facendo domande ai ministeri della salute, è che il 60% dei paesi riportati, sono 135 paesi, riporta che i servizi di salute mentale hanno avuto un problema di distruzione quasi completa nella ambito dell'offerta dei servizi, e che circa il 60% dei processi di psicoterapia e di counseling erano distrutti e più del 50% dei servizi per l'abuso di sostanze avevano incontrato dei problemi. Quando si è cercato di capire da quella serve qual era il problema per i servizi neurologici, che in un paese su 3 le inpatient unit hanno chiuso perché i neurologi sono stati spostati. In 2/3 dei paesi la neurochirurgia era stata parzialmente rovinata. Nel 35% dei paesi c'era stato un minor danno perché la parte acuta a livello mondiale aveva continuato a lavorare, ma sicuramente c'era stata una disruption di quello che erano i servizi per i pazienti neurologici acuti. Le ragioni erano diverse. Quello che era interessante è che circa il 70% dei paesi avevano detto che la risposta a questa disruption era la telemedicina o la teleterapia, ma all'interno dei paesi di sviluppo si è visto che l'80% dei paesi, diciamo high income countries, potevano davvero dire di aver fatto e attivato la telemedicina, con grandi discrepanze a macchia di leopardo dentro ogni paese,
mentre invece nei paesi in via di sviluppo questa risposta è stata molto molto bassa. Avete avuto all'inizio della settimana il mio collega David Azulin che fa per il gruppo delle essential services che coordino la review sistematica di quelle che sono le disruption e le mitigation, e ha, su 369 studi che sono stati fatti si è evidenziato che in 105 paesi su popolazioni di 210.000 pazienti che sono all'interno di tutti i papers pubblicati ci sono sicuramente diversi livelli di disruption, ma molto interessanti, sono praticamente presenti in quasi tutti i paesi e in alcuni casi sono davvero dei livelli estremamente importanti. Questo però è una prospettiva della disruption. La neuroriabilitazione, questa è la World Federation of Neuroriabilitation, che ha pubblicato anche le sue linee guida, entra in un secondo momento. All'inizio sembrava non fosse importante, ma già da giugno la World Federation of Neuroriabilitation capisce che i pazienti che uscivano dall'intensive care unit hanno bisogno di riabilitazione, quindi l'aver chiuso i servizi di riabilitazione, aver interrotto per paura del contagio tutte le riabilitazioni sul territorio, i servizi, gli outpatient, ha effetti deleteri su quello che può essere un recovery dei pazienti. Non contente della review, abbiamo fatto partire questa grande survey, perché non è detto che i ministeri conoscano qual è la situazione della neurologia, è per quello che abbiamo deciso di fare una survey bottom up. Tutti gli altri dati normalmente vengono top down. La ricerca bottom up ha coinvolto 40 associazioni mondiali di neurologia, neurochirurgia, child neurology e neurofisiologia e tutte le patients association mondiali, epilessia, Parkinson, sclerosi multipla, Alzheimer e le malattie rare neurologiche, e abbiamo mandato un questionario attraverso le società a tutti i presidenti mondiali di società. Attualmente i dati sono in elaborazione, ma abbiamo cercato di capire, una volta che abbiamo visto cosa c'è nella review fatta dai professionisti, qual è la percezione di quella che è il disruption a livello del campo. E chiudendo questa brevissima carrellata di quello che è anche un po' un occhio dell'OMS, non c'è diciamo un lavoro nell'ambito sanitario che non cominci con un codice. Di che cosa stiamo parlando e di quale è il settore di cui stiamo parlando è fondamentale per capirsi. Un linguaggio che è discordante ci fa parlare alcuni di arance e alcune di pere, mentre invece dobbiamo parlare delle stesse cose. Ed è per questo che già da subito sono stati approntati dall'OMS dei codici di emergenza da introdurre all'interno dell'ICD-10. Purtroppo noi in Italia usiamo ancora l'ICD-9, ma abbiamo fatto un merging con questi codici ICD-10 per poter classificare quello che veniva visto. In ambito di diagnosi, quando c'era il codice, il virus identificato, venivano dati dei codici corretti, sebbene è stato dato anche un non identified virus, perché all'inizio non sempre c'era la possibilità di fare una verifica sul perché la persona era morta, quindi era in qualche modo complesso anche stabilire le cause di morte nell'ambito dell'inizio della malattia. Quello che è interessante è che la classificazione è cambiata durante i mesi tanto quanto l'epidemia, ed è la prima volta nel settembre 2020 che l'OMS decide di chiamare e qui lo definisce post-COVID con questo nome, definendo the need for disambiguation between acute disease, late effects of or lengthy course led to the neutral formulation post-COVID. This term does not preempt any etiopathological link and leaves space for linking any condition to a preceding acute COVID. Quindi la parola post-COVID nell'OMS, nella classificazione, compare a settembre. Attualmente è diventata il modo in cui si definiscono tutti quei sintomi che appaiono essere o insorgere dopo una fase di COVID acuto, ma l'OMS ha, nelle ultime due settimane, aggiunto anche altri sindromi che sono associati al COVID, e lo ha fatto per cercare di chiarire tutte le enormità di scenario che noi ci troviamo. Oltretutto, nell'ultimo mese, cioè a febbraio, ha aggiunto anche l'immunization to prevent COVID e soprattutto le adverse reaction to a COVID vaccine. In un certo senso, quando noi siamo partiti con il primo caso, il signore di 56 anni, il 5 marzo del 2020, a oggi su Google, quando noi mettiamo neuro-COVID o neuro-post-COVID, ci sono 5.740 risultati di giornali, riviste che in termini anche di comunicazione della stampa laica parlano del neuro-COVID. Ciò che un anno fa sembrava essere un evento sporadico e non radicato nell'ambito dello studio del COVID, oggi non solo è una certezza, ma è un'area delle neuroscienze, della neurologia, della public health che richiede un intervento massiccio. In un certo senso
la parte neurologica prende tutta, sia il sistema nervoso come tale, sia il sistema nervoso come organizzazione di ciò che è attorno alla neurologia, sia nella fase acuta, sia nell'ambito di quella che è ormai riconosciuta come la post-COVID syndrome. E questo richiede uno sforzo globale, non solo di ricerca, ma anche uno sforzo globale a ciò che ci sia una multidisciplinarietà che ci permetta di affrontare questi pazienti, considerando tutti gli aspetti, inclusi gli aspetti neurologici. Credo che questi convegni di questa settimana dimostrino che la neurologia è ben presente, la neurologia italiana in questo è ben presente, ma non si potrà vincere solo con la neurologia italiana. Credo che ci vorrà uno sforzo globale come quello che è in atto in questo momento, anche grazie alla collaborazione di tanti colleghi. Grazie mille. Grazie Matilde, veramente una grandissima presentazione che ci fa capire come è cambiato la considerazione non solo di Covid, ma soprattutto della neurologia in tempi di Covid. E anche in Italia ho fatto una revisione così molto banale, 470 i contributi della neurologia italiana in ambito Covid su 11.000 lavori italiani su Covid, e nel mondo sono 4.732 o giù di lì i lavori di neuro-Covid su 114.000 lavori in un anno su Covid-19. Sono numeri eclatanti, ma relativamente alla parte italiana si può dire che non solo tra il rapporto con le pubblicazioni internazionali ci vede tra i primi paesi, come tu hai già sottolineato, e questo significa che di fatto siamo riusciti tutti a percepire l'importanza non solo della neurologia, ma anche del Covid per i neurologi e per i pazienti neurologici. Quello che ho sempre detto è che noi neurologi non dovevamo uscire dai nostri reparti, ma dovevamo attrezzarci per difendere la nostra specificità nei pazienti neurologici affetti da Covid o quelli Covid che sviluppavano neurologia. E io qua non vedo attualmente domande, ma credo che la tua presentazione non apra molte domande, perché di fatto hai costruito questa storia, che è una storia non finita. E quello che ti vorrei domandare è: cosa ti aspetti e cosa vorresti che succedesse nel nostro paese per affrontare non solo le terze, le quarte, le quinte ondate più o meno grandi che ci saranno, probabilmente grazie alla vaccinazione sempre meno, ma cosa dovremmo fare per gestire tutti i sintomi o tutte le eventuali complicazioni a distanza dei pazienti che si sono già ammalati o si ammaleranno di Covid? Cosa vorresti che si facesse? Io credo che si debba presidiare il territorio della conoscenza, perché già vedo che ci sono, in questa infodemia che ci ha invaso, una serie di informazioni che mettono molta confusione nei pazienti su quello che riguarda ad esempio i sintomi post-Covid. Credo che la Società Italiana di Neurologia dovrebbe parlare ad esempio con l'INPS, che nell'ambito di quello che sta succedendo in moltissimi casi entra all'interno del dibattito. Per quale motivo? Perché bisogna cercare di capire se ciò che succede a un paziente dopo un'infezione acuta sia legato o meno al Covid. Questo ha delle implicazioni sul sistema pensionistico italiano incredibili. Noi siamo uno dei paesi che ha il maggior, prima di tutto abbiamo una popolazione anziana, una popolazione che aveva già un alto numero di malattie croniche precedentemente a questa epidemia di Covid. Su questo substrato di persone che diciamo sopravvivono, perché moltissimi non hanno grandi complicazioni, e ciò che resta però in molti, anche che hanno avuto pochissime complicazioni, possono essere ad esempio, stiamo vedendolo, casi di anosmia che perdurano oltre 10 mesi, 11 mesi, casi di brain fog che compaiono dopo 3-4 mesi dalla fase acuta e che rendono molto difficile che cosa, ad esempio, tutto l'impatto sul mondo lavorativo. Io credo che ci dovrebbe essere un'unione su quello che è la gestione anche nel post-Covid, con molte più parole di speranza rispetto anche al fatto che le complicazioni ci sono, ma in una unione che io vedo tra neurologi e anche il mondo della psichiatria, per esempio, che secondo me dovrebbe essere aperto in una maniera molto franca,
Ciò che resta di più importante sta emergendo essere di ambito neuropsichiatrico, quindi le malattie neurologiche, la complicazione neuropsichiatrica sulla lunga distanza assieme alla neuromuscolare è quella più importante. Credo che dovrebbe esserci una maggiore consapevolezza della capacità che abbiamo noi medici di spiegare le cose ai pazienti, non con un paternalismo, a parte che, voglio dire, non è paternalismo, ma in un'alleanza, di tranquillizzare le persone, che non sempre i sintomi che rimangono sono così debilitanti. Molto spesso il post-traumatic stress disorder, poi abbiamo il professor Latronico, che è uno dei massimi esperti al mondo, che può spiegarci che cos'è la chronic myalgic neuropathy o myopathy, cioè ciò che succede dopo che si è stato in terapia intensiva. Il problema è che noi abbiamo a lungo termine molti sintomi, ci deve essere cultura tra i neurologi, molti neurologi ancora sono un po' negazionisti sul fatto che ci siano complicazioni neurologiche, quindi la SIN ha il dovere non soltanto di raccogliere i dati su quelli che sono i dati italiani, ma di formare tutti i neurologi, perché a tutti i neurologi può capitare di vedere persone che avevano già una malattia neurologica su cui si è inserita una infezione di tipo acuto Covid. Ci sono delle complicanze doppie? Abbiamo un peggioramento della patologia preesistente? C'è un tipo di percorso differente? Su questo la SIN può fare molta formazione anche tra i neurologi scettici, non tanto su quello che è la gravità della malattia, ma sul fatto che la neurologia è in prima linea contro questa malattia. Grazie Matilde. Ho una brevissima domanda e una brevissima risposta che ti chiedo, che siamo lievemente in ritardo. Buongiorno, rispetto al Covid neurologico, sia anosmia che brain fog, ci sono prospettive riabilitative? Nell'ambito di quella che è l'anosmia, attualmente no, perché è un fenomeno che tende a passare da solo. Su quello che riguarda il brain fog, invece, la psicologia cognitiva sta organizzandosi per approntare una serie di protocolli, ci sono diversi studi del neurocognitivi, e la World Federation of Neuro Rehabilitation, attraverso il suo Special Interest Group of Neurocognitive Rehabilitation, sta mettendo in piedi, diciamo così, un protocollo di riabilitazione neurocognitiva, che però secondo me non è molto diversa da quella che abitualmente viene fatta per una riabilitazione neurocognitiva generica in un paziente dopo un brain trauma. Quindi è lo stesso tipo di riabilitazione neurocognitiva che tu puoi fare andando a vedere le diverse funzioni. Attenzione, memoria e quello che può essere, diciamo, il paradigma della neurocognitiva. Grazie mille. 182 partecipanti più i membri collegati, siamo quasi 200, venerdì sera è un grande successo. E adesso lasciatemi presentare con molto piacere Nicola Latronico, con il quale abbiamo condiviso questi lunghi mesi. Lui ha attivato un gruppo all'interno dell'ospedale civile che si riunisce frequentemente e insieme ai suoi collaboratori responsabili di uno studio molto importante sui pazienti che sono andati in rianimazione, che si sono transitati lì. È sicuramente uno dei massimi esperti di questa patologia che è stata già citata, il crimine, ed è sicuramente la persona più indicata qui a Brescia per parlare di pazienti Covid, perché le complicazioni sono state davvero molte e senza rianimatori non saremmo riusciti a gestire la mole e la quantità di pazienti e la loro gravità. Per cui Nicola, grazie per aver accolto il nostro invito. So che tu sei molto interessato agli aspetti neurologici, sei sicuramente uno dei neuroranimatori più esperti e conosciuti al mondo, per cui è un grosso onore per noi come SIN, ma anche per noi come Brescia averti qua con noi. Prego. Grazie Alessandro di questa bellissima presentazione. Devo dire che sono davvero molto felice di essere qui stasera con voi e, come tu dici, il fatto che ci sia così tanta gente a seguirci, nonostante che sia venerdì sera, è perché i temi sono assolutamente, assolutamente rilevanti. Vi porterò, non ho conflitti di interesse specifici per questa pubblicazione, vi porterò in un mondo leggermente diverso, che però ha profondamente a che vedere con la neurologia e rappresenta le complicanze neurologiche in pazienti che non hanno una presentazione neurologica d'esordio. Il quadro che vedete ormai, purtroppo, abbiamo imparato a riconoscerlo tutti quanti noi, il quadro, diciamo, di una infiltrazione polmonare bilaterale estensiva, con quadri che via via peggiorano anche col passare del tempo. La RDS è una malattia violentemente infiammatoria e, come tale, è per definizione una malattia sistemica e gravata da insufficienze multiple d'organo.
Tra queste insufficienze d'organo, tantissime riguardano proprio il sistema nervoso, sia il sistema nervoso centrale che il sistema nervoso periferico. Anche questa è parte ovviamente delle scienze neurologiche. Abbiamo imparato tutti l'importanza, anche i neurologi che sono attivamente coinvolti nel trattamento non solo degli aspetti neurologici, ma ahimè forzatamente anche degli altri, a conoscere alcune strategie apparentemente semplici, come per esempio la posizione prona, che di fatto in maniera, se volete, molto molto semplice, consente un riadattamento, un riaccoppiamento ottimale della ventilazione, della perfusione, semplicemente mettendo il paziente appunto in posizione prona. Vi faccio vedere questa immagine molto didattica, perché spessissimo ormai ci capita di pronare i pazienti non solo nelle terapie intensive ma anche fuori, e guardate a sinistra il paziente nella posizione supina e a destra semplicemente con la pronazione quanto gli scambi respiratori migliorino. E sono in terapia intensiva dei trattamenti avanzati, e quando questi falliscono, questo vedete è il caso di una giovane ragazza di 30 anni che viene messa in posizione prona, siamo al 15 di gennaio di quest'anno, e di fatto 5 giorni dopo vi è un'ulteriore progressione, la paziente deve essere messa in circolazione extracorporea. Vi faccio vedere questo brevissimo filmato che dura poco più di un minuto e 10 secondi circa, e mentre lo vede commentato dal dottor Sergio Cattaneo, che è il primario della rianimazione cardiochirurgica, mentre lui lo commenta, guardate il torace di questa ragazza. Il torace che è praticamente immobile, perché di fatto la paziente è non ventilata affatto. Ecco, vedete, il paziente è intubato e collegato a un ventilatore meccanico che insuffla aria nei polmoni ossigenata. Quando questo tipo di sistema non è sufficiente per ossigenare il paziente o rimuovere la CO2 perché i polmoni sono troppo danneggiati, possiamo implementare il tutto con questo sistema extracorporeo, posizionando due cannule, come vedete, grosse cannule a livello delle vene. Una toglie il sangue, che vedete essere scuro perché è sangue venoso. Questo passa in un sistema extracorporeo dove c'è una pompa che spinge il sangue e un ossigenatore meccanico che attraverso dei gas freschi depura il sangue dalla CO2 e ossigena. E viene reintrodotto, come vedete, attraverso questa grossa cannula che vedete sangue che è più ossigenato, viene reintrodotto sempre a livello venoso. Quindi questo è un polmone artificiale che in modo insieme ai suoi polmoni nativi serve per ossigenare il paziente e togliere la CO2 e ci permette di ventilare meno il paziente per far guarire i polmoni. Ecco, non so se avete fatto caso che durante tutta la presentazione di fatto questa paziente rimane totalmente immobile e non respira. E questo è uno dei punti. È chiaro che questa ragazza, vi dico che siamo riusciti a salvarla, si è ripresa molto bene. Però sono terapie enormemente invasive in cui vi è l'obbligo di mantenere i pazienti totalmente immobili. Non solo immobili per gli arti, ma immobili anche per il diaframma. E quindi gli effetti collaterali che vediamo in maniera molto semplice a carico della muscolatura degli arti, in realtà ci sono anche a livello dei muscoli respiratori. E questo articolo, questa diapositiva presenta quello che è l'articolo in assoluto più citato su quelle che sono le possibili conseguenze a lungo termine della malattia critica, della malattia acuta, come per esempio la RDS. E, è uno studio canadese multicentrico in cui sono andati a vedere quali fossero gli esiti a distanza di un anno. Adesso vi ho fatto vedere le radiografie del torace, non c'era bisogno che ve le facessi vedere perché vi sono certamente chiare, però la prima volta che questi studi di follow-up sono partiti ci si aspettava che nei sopravvissuti della RDS i problemi fossero prevalentemente di natura respiratoria. Così non è stato, perché se guardate, questo è uno schema molto semplice, se guardate la valutazione della funzione respiratoria, di fatto è modestamente alterata a 3 mesi e di fatto entro un anno la capacità vitale forzata, il volume espirato in un secondo, eccetera, migliorano e si normalizzano con una piccolissima persistenza, di alterazione della capacità di diffusione del monossido di carbonio indicativa
del persistere probabilmente di problemi polmonari residui che ostacolano la diffusione dell'anidride carbonica. A fronte del fatto che i pazienti con ARDS recuperano una funzione polmonare in maniera davvero impressionante, le complicanze di altra natura sono invece assolutamente rilevanti. Per esempio la perdita di peso. Vedete che alla dimissione della terapia intensiva i sopravvissuti avevano perso il 18% del peso corporeo. Questo vuol dire che un giovane uomo, perché purtroppo proprio nei giovani questo fenomeno è particolarmente evidente, uno di 70 kg vuol dire che ha perso quasi 15 kg di peso corporeo nella durata di 2 settimane o meno di ricovero in terapia intensiva. Ma ciò che è ancora più importante è il fatto che a 12 mesi vedete che il 71% dei pazienti era tornato ad avere il proprio peso corporeo, il che vuol dire che un 30% di fatto non aveva ancora recuperato il peso corporeo. Ecco, e questo fa nascere questa serie, questo è solo un esempio di una miriade di problemi che adesso proverò rapidamente a definire, di questa sindrome post-terapia intensiva, che viene via via definita proprio negli ultimi anni. Questo è un bellissimo editoriale di Jack Iwashina, che è un intensivista nordamericano, che dice: distratti dall'alta mortalità della terapia intensiva, abbiamo sottovalutato il fatto essenziale che molti pazienti adesso sopravvivono alla terapia intensiva, perché la mortalità effettivamente si è decisamente ridotta col passare degli anni. Ma le persone che noi adesso salviamo, le salviamo con una disabilità residua spesso importante, e che è profondamente disturbante, perché nell'anno 2 dopo la dimissione i pazienti sono in condizioni pessime, non riescono a camminare, non riescono a pensare in maniera chiara, hanno gravi sindromi post-traumatici, da distress post-traumatico, hanno dolore, sono sfigurati e i loro corpi si rifiutano di funzionare come funzionavano prima. Un modo, se volete, un po' romanzato ma molto vivido di presentare il problema di questa sindrome, che oggi viene chiamata la post-intensive care syndrome, che è questa, qui vedete la definizione, è un impairment nuovo o in peggioramento in molteplici ambiti, certamente l'ambito fisico di cui vi ho fatto vedere l'esempio, ma anche nell'ambito di disturbi cognitivi e della salute mentale. Quindi l'approccio alle conseguenze della esposizione alla malattia critica richiedono davvero un approccio multidisciplinare, e in qualche modo hanno aperto una nuova era in cui anche gli specialisti di terapia intensiva, con cui gli specialisti di terapia intensiva si devono confrontare. Vi faccio vedere quest'altro studio che riguarda i problemi cognitivi di pazienti dimessi dalle terapie intensive, e sono pazienti non neurologici, quindi sono pazienti con problemi dal collo in giù, la polmonite, la pancreatite, la sepsi addominale e quant'altro. Il titolo è esplicativo: impairment cognitivo a lungo termine dopo la malattia critica. E di fatto a distanza di un anno una percentuale davvero significativa dell'ordine di un quarto dei pazienti, qui i pazienti studiati erano quasi 1000, sviluppavano disturbi cognitivi paragonabili a quelli di un Alzheimer di grado lieve, ed erano pazienti che non avevano questo problema prima di entrare nelle terapie intensive. E questo è un altro dato molto importante, ossia che quanto più durava il delirium nella fase acuta di malattia, tanto maggiore era il rischio per questi pazienti di avere un disturbo cognitivo a distanza di tempo. Questo a sottolineare il fatto che ciò che succede durante la fase acuta, per esempio l'immobilità e la perdita di peso, vale anche per il cervello, vale anche per il sistema nervoso centrale, laddove il persistere di un disturbo del sistema nervoso centrale, come il delirium, se persistente, può determinare problemi gravi cognitivi a distanza di tempo. Che cosa sappiamo di Covid-19 e delirium? Beh, questo è un articolo pubblicato molto di recente su Lancet Respiratory Medicine, e una serie ampia di oltre 2000 pazienti. Vedete l'incidenza altissima di disturbi gravi della coscienza. L'82% dei pazienti di fatto erano comatosi per una durata mediana di 10 giorni, e oltre la metà di questi di fatto erano deliranti, sviluppavano delirium per una durata mediana di 3 giorni.
a sottolineare il fatto che i disturbi neurologici sono una parte indotti anche, magari anche iatrogeni, resi necessari dalla necessità di utilizzare sedativi, di fatto sono preponderanti nella valutazione di questi pazienti. È interessante il fatto, come vedete, dei fattori di rischio che la ventilazione meccanica e altri fattori, compresi i farmaci, rappresentino fattori di rischio per lo sviluppo sia diciamo, del coma che del delirium, ma che far entrare le famiglie nelle terapie intensive di persona o in modo virtuale, perlomeno in questo studio, risultò associato con una diminuzione molto significativa del rischio di delirio. Associazione non vuol dire ovviamente rapporto di causa ed effetto, ma una cosa sulla quale certamente siamo portati a riflettere. Questa è una serie di pazienti con ARDS in era pre-Covid e guardate l'incidenza altissima di debolezza muscolare. La sigla, scusate, non l'ho tradotta, è ICU Acquired Weakness, la debolezza muscolare acquisita durante il decorso in terapia intensiva. 36% alla dimissione dall'ospedale, 22% a 3 mesi e via via ancora quasi il 10% 2 anni dopo, con l'immobilità e il bed rest come singolo fattore di rischio più importante per lo sviluppo di questa complicanza davvero, davvero rilevante. E quando questi pazienti venivano seguiti nel tempo, vedete che in realtà la ripresa da questo disturbo variava a seconda di quale strumento venisse utilizzato per poterla monitorizzare. Laddove venivano utilizzati strumenti, se volete, di misurazione statica della forza, come MMT sta per valutazione manuale della forza muscolare, la ripresa era più rapida di quando invece la funzione, chiamiamola il physical functioning, veniva valutato con delle misure di maggiore dinamicità, per esempio il 6-minute walking test, oppure quando si chiedeva al paziente in maniera soggettiva di esprimere il proprio grado di ripresa della funzione con l'SF36. Vedete che a distanza di 2 anni una percentuale rilevante di pazienti non aveva ancora ripreso una funzione paragonabile a quella prima di entrare nella terapia intensiva. Quelli erano pazienti non Covid, questi sono pazienti Covid, questa è una serie recente pubblicata da intensivisti di Leuven in Belgio, una piccola serie perché sono pazienti molto difficili come potete immaginare da studiare, circa 75 pazienti, vedete anche qui quanti pazienti, quanti alla dimissione, alla ripresa della coscienza hanno una profonda debolezza muscolare, il 72%. ICU acquired weakness vuol dire quadri spesso vicini alla tetraparesi flaccida. Ancora il 52% quando vengono dimessi dalla terapia intensiva e ancora un terzo quando vengono dimessi dall'ospedale. Quindi effettivamente ciò che noi temevamo si potesse verificare si è verificato. Questi pazienti, per il fatto che sono stati tenuti immobili, che sono stati sedati, che sono stati curarizzati, hanno sviluppato le complicanze che temevamo si potessero verificare. Quando, sempre questa è la serie sempre belga, quando anziché misurare in maniera statica la forza muscolare si valuta in maniera un po' più ampia il grado di recupero con il Bartel Index in attività della vita quotidiana, vedete quello in grigio è il valore diciamo, dell'intero gruppo, il valore mediano di 9, quindi diciamo, persone che hanno una necessità di un aiuto sostanziale nella vita di tutti i giorni, e paragonando coloro che avevano sviluppato la debolezza muscolare rispetto a coloro che non l'avevano sviluppata, ovviamente impairment più sostanziale in coloro che avevano la debolezza muscolare. Che cosa sappiamo dei dati a più lungo termine? I dati che vi ho appena fatto vedere finiscono in ospedale. Non ci sono dati. Questi sono i primi dati che sono frutto della nostra esperienza a Brescia. A Brescia abbiamo sviluppato negli anni quella che forse un po' pomposamente chiamiamo follow-up clinic, però tutti i pazienti dimessi dalla terapia intensiva venivano valutati prima del Covid e siamo riusciti a valutare anche i pazienti Covid. Devo dire che i risultati sono davvero strani, sono davvero inattesi. Guardate quanti pazienti che erano stati, ricordiamo che una percentuale sostanziale di questi viene dimessa debole dall'ospedale. Eppure a 3 mesi la maggior parte ha già recuperato.
solo 2 pazienti su 57 ha una diagnosi di ICU acquired weakness utilizzando la scala MRC. E di fatto una percentuale, se volete, ancora minore a 6 mesi. E questo, devo dire, non è esattamente ciò che ci si attendeva e anche non semplice da spiegare. E l'altro esempio che vi voglio far vedere è quello della fatica. La fatica è un sintomo che è trasversalmente di grandissimo interesse ai neurologi che si occupano di sclerosi multipla, agli oncologi e per noi specialisti di terapia intensiva. Perché pensate che nei sopravvissuti di ARDS la fatica grave, tale da alterare in maniera profonda la ripresa di una vita sociale e lavorativa paragonabile a quella preesistente all'evento, l'incidenza, dicevo, ad un anno è prossima al 70%. Anche in questo caso la frequenza in questi sopravvissuti è più bassa dell'atteso. Seppure 30, diciamo un terzo dei pazienti, decisamente più alta che non l'incidenza di debolezza muscolare misurata in maniera oggettiva. E devo dire che questa separazione tra una ripresa della forza muscolare misurata e invece una sensazione persistente da parte del paziente di fatica è qualcosa che è noto da tempo e che rimane misterioso. Questo per esempio è sempre la serie canadese successiva, pazienti seguiti fino a 5 anni, e vedete che a 5 anni nessun paziente aveva una debolezza muscolare che poteva essere misurata all'esame e tuttavia la stragrande maggioranza di questi pazienti continuava a percepire un senso di debolezza e di fatica. Sto finendo per dire questi piccolissimi risultati che vi ho fatto vedere, che sono stati prodotti nel nostro ambito locale, dove ci possono portare? Beh, ci possono portare a fare ricerca, perché le cause di questi, le spiegazioni di questi risultati non sono note. Dov'è la fatica? Esiste un centro della fatica? Beh, probabilmente no. Però questo per esempio è uno studio fatto in pazienti con sclerosi multipla, in cui diciamo la maggiore captazione del tracciante in questi pazienti sottoposti a PET era nella sostanza nera e diciamo gli autori speculano sul fatto, non solo su questo lavoro ma anche su altri, che l'attivazione microgliale della sostanza nera sia un elemento specifico, e cioè che in qualche modo la sostanza nera possa in qualche modo rappresentare il centro della fatica. Non si sa se questo sia vero e se sia specifico per la sclerosi multipla, però in qualche modo chi volesse addentrarsi a studiare la fatica nei sopravvissuti alla terapia intensiva potrà considerare anche questo aspetto. Questo è un altro ambito ancora, pazienti con sindrome di Guillain-Barré, fatica a distanza di anni dopo diciamo, la dimissione dall'ospedale, e vedete che la sensazione di fatica riportata dai pazienti era progressivamente era correlata fortemente col numero di unità motorie che sopravviveva. Quindi quanto maggiore era stato il danno assonale nella fase acuta, tanto più queste persone si sentivano affaticate. Quindi un altro posto, se mi passate la semplificazione, in cui andare a cercare la causa della fatica è evidentemente a livello dei nervi periferici. E da ultimo, perché quale potrebbe essere una possibile spiegazione o qualcosa da studiare su perché questi pazienti recuperano la forza muscolare in maniera così sorprendentemente rapida rispetto a pazienti con, passatemi il termine, il classico ARDS. Questa è una serie di, sono 2 casi clinici descritti da questo gruppo italiano e austriaco, che hanno una miopatia, e gli autori speculano circa il fatto che i dati neurofisiologici indichino una miopatia conseguente a uno stato iperinfiammatorio. Allora un'idea sulla quale si può ragionare è che questi pazienti hanno ricevuto steroidi per altre ragioni, per curare il polmone, ma che questi effetti abbiano avuto in realtà un impatto positivo anche su organi e sistemi a distanza, come per esempio i muscoli. Grazie. Grazie Nicola, bellissima presentazione, anche piena di spunti, e sicuramente quest'ultimo lo è,
Ma io vorrei sottolineare una cosa per tutti coloro che ci stanno ascoltando. Il metodo non è semplicemente mettere in atto la nostra professionalità, la nostra tecnicalità, cioè la nostra capacità. Il metodo è anche utilizzare scale, misurare il nostro intervento per valutare l'efficacia di ciò che mettiamo in atto. Ora, quello che tu hai mostrato, in qualche modo sottolinea, secondo me in maniera ammirabile, come non si possa lavorare e comprendere i fenomeni se non misuriamo il fenomeno. E questo è il primo dato. Il secondo dato è che tutti noi dobbiamo, rispetto ad alcuni parametri, il delirium è tra questi, ma non è l'unico, avere una maggiore attenzione, non solo nel riconoscerlo, ma anche nel mettere in atto attività perché di prevenzione o anche di cura, perché questo migliora anche a lungo termine le sequele, gli esiti delle varie condizioni. Ora, sull'ultima questione, io credo che si potrebbero aprire domande. Sicuramente quest'idea della terapia cortisonica è interessante e siccome avevo notato e sentito questo dato, forse me l'avevi raccontato tu stesso, c'è effettivamente in alcune condizioni miopatiche l'effetto cosiddetto benefico da parte del cortisone. Quindi è verosimile che il meccanismo che tu stai indicando possa effettivamente essere protettivo in qualche modo di una miopatia più seria o più seria di quello che ci saremmo aspettato. Osserviamo peraltro, e lo notavo nei giorni scorsi con coloro che lavorano su incardio neuro-COVID, che cosa? Che non abbiamo più osservato quei grossi fenomeni di encefalopatia e di encefalite che abbiamo osservato la prima ondata, verosimilmente anche questa, in conseguenza del fatto che oggi i pazienti vengono trattati rapidamente quando cominciano ad avere necessità di ossigenazione con il cortisone. E questo è probabilmente uno degli effetti protettivi, preventivi di una tempestiva terapia cortisonica. Non so se questo l'hai osservato anche nei pazienti tuoi o se hai osservato una differenza rispetto alla prima ondata, ma noi osserviamo che i pazienti apparentemente sono più complicati ma hanno esiti migliori rispetto a prima. Quindi devo dire che la domanda che dice poi si lega nella rianimazione, nella cosiddetta ICU acquired weakness, gioca un ruolo sepsi, steroidi e altri fattori? È lo stesso nel paziente Covid-19 rianimazione? Questa è una domanda tecnica per te. Allora, il problema sepsi sicuramente sono pazienti di enorme complessità, quindi vi è il sovrapporsi degli eventi. Se pensiamo semplicemente alla definizione di sepsi, sepsi è un'infezione anche solo sospetta più un'insufficienza d'organo. Quindi un paziente con la RDS, con un'infezione sospetta, ha per definizione la sepsi. Gli steroidi, devo dire, questa è la speculazione che faceva Alessandro e che condivido, è qualcosa sulla quale riflettere, ma è una sorta di paradosso, perché gli steroidi notoriamente hanno un effetto miotossico. E quindi che cosa potrebbe giustificare questa speculazione? Il fatto che dietro c'è una una reazione iperinfiammatoria violentissima, cioè gli steroidi hanno senso di essere utilizzati lì dove questa iperinfiammazione violenta si realizza, e noi clinicamente ormai abbiamo imparato a riconoscerlo quando peggiorano da un punto di vista respiratorio. Quindi quando noi gli mettiamo l'ossigeno, la CPAP eccetera, nella stragrande maggioranza dei casi queste persone hanno l'iperinfiammazione, tant'è che, come dicevi, lo steroide riduce la mortalità. Questo però è chiaro che è materia di studio, e qui è chiaro che bisogna mettersi insieme per poter studiare questi pazienti. Grazie ancora Nicola, non so se ci sono altre domande, al momento non ne vedo, ma coinvolgerei Massimiliano Filosto, che vedo collegato, sulla questione di cortisone e corticosteroidi e miopatie. Ci sei Massimiliano? Magari è collegato solo per modo di dire, quindi non c'è. Non vedo Massimiliano. Va bene. Però sarà una questione che possiamo
mettere insieme. Noto, e adesso forse Viviana lo affermerà, alcune sovrapposizioni in termini di incidenza del fatigue tra i dati che avete riscontrato voi e i dati che abbiamo riscontrato su una casistica, quelli del reparto Covid a pneumo che era in scala 14, e per cui forse le due relazioni potranno in qualche modo... Eccolo qua Massimiliano. Eccomi, scusate, ma mi avevano chiamato e mi ero assentato. Chiamato tra di noi. Ci sono. Però ero assente 10 minuti. Ah, ecco, proprio beccato. Beccato, però come vedete sono qui. Esatto. No, questa questione della terapia corticosteroide e dell'effetto protettivo a livello muscolare che hanno osservato è sicuramente interessante. Facevo notare che effettivamente il cortisone nelle distrofie muscolari è stato ed è per diverse condizioni, diciamo, un elemento protettivo, quindi non sempre il cortisone è miopatico o miotossico, evidentemente ci sono situazioni in cui l'effetto benefico è maggiore dell'eventuale ipotetico effetto non benefico. Assolutamente, noi lo utilizziamo e lo utilizziamo con grandi risultati, con grande successo nei bambini Duchenne, per esempio. Quindi sono bimbi che prima dell'era dell'utilizzo del cortisonico andavano ovviamente molto male, perché gradualmente e abbastanza precocemente perdevano l'uso della deambulazione. L'uso del cortisonico nelle distrofie muscolari, appunto, dei bimbi, nelle forme di Duchenne, ha nettamente migliorato la prognosi, sia dal punto di vista della motilità, sia dal punto di vista anche della funzione respiratoria. Poi chiaramente a un certo punto la malattia fa il suo decorso, però ecco, in quel caso specifico, anche in forme, diciamo, non infiammatorie come le forme di distrofico genetico degenerative, il cortisonico sicuramente ha cambiato sul muscolo la prognosi di questi pazienti. Quindi indubbiamente quello che dice è vero ed è dimostrato in tante forme miopatiche genetiche degenerative, indipendentemente ovviamente dalle forme infiammatorie nel quale... Grazie Massimiliano, quali... Io direi che per stare nei tempi ringrazio ancora Nicola, ringrazio Matilde che è ancora collegata e ovviamente tutti voi, passerei la parola alla presentazione di Viviana, che affronta e presenterà i dati, ciò che resta del Covid, sequele e complicanze nel paziente con patologia lieve e moderata. Prego Viviana, a te. Buonasera a tutti, grazie professore per la presentazione. Provo a condividere le slide. Le vedete tutti? Allora, quest'ultima presentazione che chiude appunto la settimana del cervello in realtà ha un po' un ruolo ambizioso, che è quello di provare a spiegare quelle che possono essere le conseguenze o le complicanze del paziente Covid a lungo termine. In effetti partirei da un excursus su quelli che sono i dati di letteratura per poi terminare con quella che invece è la nostra esperienza bresciana. Innanzitutto vi presento queste che sono le definizioni che ci ha lasciato appunto il National Institute for Health and Care Excellence, in cui appunto abbiamo proprio una definizione in termini di durata di una patologia Covid acuta quando la sintomatologia e i segni clinici sono presenti fino a 4 settimane. Parliamo di una condizione cosiddetta ongoing symptomatic Covid-19, quindi una condizione che si protrae dalle 4 alle 12 settimane. Abbiamo poi la definizione della cosiddetta sindrome post-Covid, in cui i segni e i sintomi possono svilupparsi durante la fase acuta e perdurare o anche essere di nuovo insorgenza post fase acuta, ma in ogni caso avere una durata superiore alle 12 settimane. E poi c'è stata la definizione che in qualche modo va a racchiudere sia la seconda, quindi l'ongoing symptomatic COVID-19, che il post-Covid, che appunto quella del long-Covid.
Sempre appunto le stesse linee guida ci fanno un po' una panoramica di quelle che sono state riportate come segni e sintomi persistenti associati appunto all'infezione SARS-CoV-2 relata. Ovviamente partiamo da una sintomatologia del tutto aspecifica generale, quindi l'affaticamento, che qui la inserisce come sintomatologia un po' più a carattere sistemico, ma che in effetti poi va a coinvolgere molto anche l'ambito neurologico, la febbre, il dolore, per febbre si intende prevalentemente febbricola, una sintomatologia respiratoria prevalentemente con una sensazione di manca fiato, quindi ancora di dispnea, una sintomatologia neurologica che va dal mal di testa ai disturbi del sonno, alle vertigini, ai disturbi cognitivi e a quelli prevalentemente sensitivi che sono principalmente di tipo parestesico, sintomatologia muscolare in particolare con le mialgie, sintomatologia sia psichiatrica che psichica più in generale, quindi con una sindrome ansioso-depressiva, sintomi gastrointestinali a livello del tratto ovviamente di interesse otorinolaringoiatrico, in particolare qui vi segnalo la perdita o comunque la riduzione, la modifica del senso del gusto e dell'olfatto, modifiche e patologie, segni cardiologici e anche dermatologici. Quindi vediamo come in realtà sia un quadro veramente ad ampio spettro. E adesso vi propongo in realtà, anche in maniera un po' provocatoria, questa review che è stata pubblicata nel 2002, in cui si parla della cosiddetta, del cosiddetto sickness behavior, che in realtà è una risposta altamente conservata nella specie vivente dal punto di vista evolutivo, che in qualche modo difende gli organismi viventi da quelli che sono gli attacchi di patogeni esterni e che si manifesta con una serie di reazioni importanti, quali la febbre, l'affaticamento, il dolore muscolare, la perdita di appetito e anche i disturbi cognitivi. Come vi dicevo, è una condizione particolarmente conservata dal punto di vista evolutivo e sicuramente riconosce un meccanismo che qui appunto definisce cytokine induced, quindi che riapre un po' il concetto del cosiddetto storm citochinico che tanto è stato in qualche modo legato alla patologia Covid-19. In effetti in questo disegno potete appunto notare come il meccanismo periferico, quindi sistemico di infiammazione, va ad attivare attraverso in particolare l'interleuchina 1, l'interleuchina 6 e attraverso anche il tumor necrosis factor, le prostaglandine sia in maniera diretta che indiretta, con effetti anche a livello neurologico, prevalentemente attraverso sia un meccanismo di superamento della barriera ematoencefalica che attraverso un meccanismo di attivazione del sistema infiammatorio a livello proprio locale. Appunto attivando poi una serie di sistemi connessi come anche l'asse ipotalamo-ipofisi surrene e appunto delle modifiche sostanziali anche a livello della produzione citochinica in loco. Questa è un'altra review che sostanzialmente conferma quanto è stato appunto già detto, perché di fatto proprio in quegli anni c'era stata una certa attenzione nei confronti di questo aspetto. Un'altra cosa che si collega sicuramente tanto alla presentazione, tra l'altro molto interessante, del professor Latronico, è il concetto di fatigue, che è un concetto che è un po' difficile da definire dal punto di vista concettuale, nel senso che si prova a dare una spiegazione a questa sintomatologia, si prova a definirla in maniera più concreta con appunto delle indagini strumentali, ma il concetto di per sé è abbastanza complesso e quindi questo gruppo in realtà di studiosi che prevalentemente si occupano di sclerosi multipla hanno provato a dare una definizione del concetto appunto di fatigue, che viene espresso in questo senso come una riduzione delle performance fisiche e o mentali di un individuo che ha sostanzialmente riconosce una genesi multifattoriale. Sicuramente riconosce dei fattori fisiologici quali possono essere lo stress, i disturbi del sonno, l'ansia, la paura, dei fattori a livello del sistema nervoso centrale
che si comprendono molto meglio se parliamo di sclerosi multipla col concetto di infiammazione, di demielinizzazione, ma che in qualche modo si ricollegano anche al Covid, proprio perché anche a livello appunto del sistema nervoso centrale c'è comunque un meccanismo infiammatorio, come ci viene confermato anche dallo studio ottico tedesco, che è probabilmente il più completo ad oggi in letteratura. Esistono poi dei fattori a carico del sistema periferico, in particolare con, appunto, come dicevamo, un interessamento anche muscolare che risente tanto dell'ipossia e della alterazione di quella che è l'omeostasi locale, e tutto questo si inserisce all'interno appunto di fattori condizionanti esterni, quindi di un background esterno, cioè la partenza dell'individuo dal punto di vista delle sue performance premorbide cosiddette, sia fisiche che mentali, un aspetto ovviamente legato all'ambiente esterno e anche un aspetto legato al tipo di task che si chiede a questo individuo. Quindi a seconda che sia un tipo di task cognitivo o motorio. Esiste una vera e propria definizione della cosiddetta sindrome da fatica cronica, detta anche encefalopatia mialgica, con delle sue linee guida, quindi un'entità in realtà riconosciuta, sebbene per tanto tempo forse misconosciuta, è anche piuttosto in realtà frequente, se pensiamo ad un'incidenza nella popolazione mondiale dello 0,2-0,4%. Qui vi riporto per completezza quelle che sono le proposte da parte appunto di questo consensus per una sorta appunto di linea diagnostica per questo tipo di condizione, ovviamente stando attenti a riconoscere quelle che sono le red flag, cioè delle condizioni importanti che possono in qualche modo non venire prese in considerazione in maniera appropriata e quindi rendere la diagnosi più complessa. I test che vengono proposti dal punto di vista diagnostico e la definizione più finale è quella poi comunque di una condizione sintomatica che deve perdurare per oltre 4 mesi. Tra l'altro la sindrome da affaticamento cronico in realtà è una condizione non nuova in ambito diciamo infettivo post-infettivo, perché già uno studio precedente di un gruppo appunto di virologi andava ad evidenziare come vi era tutta una serie di sintomi, di segni in qualche modo evidenti dopo una infezione, in particolare in questo studio era presa in considerazione l'infezione da Epstein-Barr virus, e come questi segni in qualche modo perdurassero anche nel tempo fino a 6 o 12 mesi. Quindi ci troviamo davanti comunque a qualcosa di non totalmente nuovo dal punto di vista ovviamente della letteratura mondiale. Veniamo ora a quello che è il Covid-19. In questo studio pubblicato su JAMA, che è uno studio pubblicato dall'unità geriatrica del Policlinico Gemelli di Roma, sono stati praticamente visti a circa 60 giorni post ricovero per Covid-19 143 pazienti, sono stati visti e ovviamente valutati ambulatorialmente, e sono stati sottoposti anche ovviamente a una sorta di checklist, quindi sono stati poste delle domande specifiche per comprendere quale potesse essere in qualche modo la persistenza della sintomatologia post-Covid, e vedete come in effetti ancora una volta ritorna il concetto di fatigue, ritorna il concetto della anosmia o comunque dell'alterazione della sensazione dell'olfatto, la disgiosia ancora presente, il mal di testa, la presenza di vertigini, le mialgie, quindi tutte cose che in qualche modo abbiamo visto e stiamo continuando a vedere in questi ultimi mesi. La qualità di vita, tra l'altro, viene riportata come peggiorata nel 44,1% dei pazienti, e la fatica in particolare è il sintomo maggiormente riportato nel 53,1% dei pazienti. Questo invece è uno studio in realtà che è stato condotto nella città di Leeds, quindi in Gran Bretagna, dove in realtà sono stati sottoposti ad un'intervista telefonica a 100 pazienti, differenziandoli tra pazienti che avevano avuto un ricovero in terapia intensiva e non, e anche qui vengono riproposti un po' i sintomi che abbiamo già visto, con una anche qui riduzione, e questo grafico sulla destra in realtà è relativo soltanto ai pazienti che avevano però avuto ricovero non di tipo intensivo, una riduzione sicuramente della qualità di vita.
Questo invece probabilmente lo studio che attualmente letteratura più numeroso dal punto di vista del campione, quindi del numero di pazienti, anche a un tempo maggiore di distanza rispetto appunto alla dimissione, quindi alla guarigione dal Covid. È uno studio cinese che valuta praticamente 1733 pazienti a 6 mesi circa dalla dimissione appunto dal reparto Covid. Ancora una volta vengono messi in evidenza i sintomi di cui abbiamo già parlato di fatto su un totale di 1733 pazienti il 76% aveva almeno uno dei sintomi che vengono appunto proposti. In questo caso viene fatta anche una differenza in base all'intensità di patologia, che quindi ha richiesto un tipo diverso di trattamento. Infatti potete notare che abbiamo un scale 3, 4 e 5, 6 in base alla necessità o meno di ossigenoterapia e all'intensità dell'ossigenoterapia richiesta. Da questo studio quello che inoltre emerge è che di fatto rispetto alla presenza, alla persistenza di una sindrome ansioso-depressiva e di una cosiddetta sindrome appunto dell'affaticamento, quindi la cosiddetta fatigue, hanno un ruolo importante per la seconda, quindi per la fatigue, l'età, quindi maggiore l'età e maggiore è il riscontro di questa problematica, per entrambe il sesso, quindi sostanzialmente sembra colpire maggiormente le donne, e per entrambe la severità di patologia, quindi la severità del Covid. Vi presento inoltre qualcosa in più per quanto riguarda la persistenza dell'iposmia e della disgiosia nei pazienti affetti da Covid-19. Questo è uno studio in realtà condotto da un gruppo di otorini, su un totale di 91 pazienti che sono stati valutati circa dalle 4 alle 8 settimane dopo la risoluzione dell'infezione da Covid-19. Questi pazienti sono stati valutati attraverso un test che è lo sniffing stick test, quindi praticamente è sostanzialmente un test in cui si va a proporre attraverso delle pennine dei diversi odori al paziente per valutare in questo caso il threshold, la discriminazione tra due odori simili e l'identificazione di un odore su 4 che vengono proposti praticamente attraverso un insieme di risposte multiple. Quello che in questo caso è stato visto è che di fatto dopo il tempo che ci siamo detti, quindi dalle 4 alle 8 settimane, c'è persistenza comunque di una certa quota di pazienti iposmici, che tra l'altro l'iposmia si associa anche a una ridotta percezione del gusto, che è stato valutato anche qui con uno spray che veniva somministrato e con un punteggio da 0 a 4. Questo in realtà ve lo riporto solo per confermare quello che in effetti con lo studio precedente abbiamo detto, cioè che in questo articolo che viene pubblicato su 33 pazienti sottoposti ad autopsia, in particolare ad uno studio anche della mucosa olfattoria, si nota come in effetti c'è presenza del virus a livello delle cellule della mucosa olfattoria, come vedete sia nello schema sia in queste belle immagini di microscopia elettronica e di colorazione con ematossiline e eosina, che appunto evidenziano e confermano la presenza di virus a livello di queste cellule. Concludo la carrellata della letteratura con questo studio che è veramente molto recente. È uno studio che è stato praticamente condotto in Francia su 478 pazienti totali, di cui sono stati visti sostanzialmente 177 di persona, quindi attraverso una valutazione poi ambulatoriale. Sono stati questi sottoposti ad un assessment cognitivo, in realtà attraverso la somministrazione del MOCA, e quello che loro hanno
sostanzialmente evidenziato che in questi pazienti a 4 mesi circa dalla guarigione appunto rispetto al Covid-19, circa il 38,4% dei pazienti presentano appunto un impairment cognitivo, dove per impairment cognitivo loro valutano sostanzialmente il punteggio del MoCA secondo quello che è il cutoff americano, ossia un punteggio inferiore a 26 corretto per scolarità. Questo è un po' quello che loro mostrano nello studio. Fanno anche un ulteriore approfondimento per quanto riguarda i pazienti che erano invece stati ricoverati appunto in terapia intensiva, dove parlano di fatto anche loro appunto di un aspetto legato alla sintomatologia muscolare. In effetti questo si ricollega ancora una volta alla presentazione precedente che ci ha già fatto il professor Latronico e che non fa altro che confermare le sue parole, cioè che era già stato visto nei pazienti sottoposti ad un ricovero in terapia intensiva e quindi sottoposti ad una ventilazione meccanica invasiva, come i disturbi cognitivi possono perdurare anche fino a un anno in maniera importante e che verosimilmente a questo contribuiscono una serie di fattori, sicuramente l'ipossia, ma anche in particolare la severità dell'infezione e fattori ovviamente stressanti poi esterni. Adesso vi presento quella che è l'esperienza invece bresciana e di fatto questo è un articolo che è in preprint, quindi sono dati comunque in qualche modo veramente recentissimi. Noi abbiamo condotto su un campione di 208 pazienti che erano stati ricoverati nella prima ondata, quindi da marzo a maggio presso l'unità Covid pneumologica e che sono stati poi rivisti presso l'ambulatorio neurologico post-Covid a 6 mesi dalla dimissione. Di questi 208 pazienti in realtà ci sono stati ovviamente dei decessi ospedalieri ed extra ospedalieri, quindi successivi. Dei 165 pazienti definitivi, 105 sono stati valutati appunto di persona, 60 invece hanno ricevuto una intervista telefonica. Che cosa abbiamo visto in questi pazienti? Sostanzialmente abbiamo visto, prima di tutto abbiamo considerato tre diversi ordini di severità di patologia, quindi lieve, moderata e severa, e abbiamo suddiviso i pazienti in questi tre diversi in queste tre diverse classi. Ovviamente la severità della patologia, per definirla in qualche modo, è stato possibile definirla attraverso anche il Brescia COVID Respiratory Severity Scale, che è appunto una scala che utilizziamo tuttora e che è utile anche come iter di supporto sia diagnostico che prognostico per il paziente. Di fatto quello che abbiamo notato è che esistono dei predittori in qualche modo di quella che è la sintomatologia riferita neurologica a 6 mesi, perché i pazienti sono stati sottoposti tutti in questa valutazione sia telefonica che eventualmente di persona ad una intervista con una checklist neurologica che vi mostrerò a brevissimo. Ovviamente chi è stato valutato di persona ha avuto anche una valutazione più completa, quindi con un esame neurologico completo e la somministrazione del MoCA. Sono state somministrate anche delle scale dal punto di vista invece della valutazione più psicologica, grazie anche alla collaborazione con Matilde Leonardo e con il gruppo di Milano. Di fatto quello che al momento noi abbiamo visto è che esistono dei fattori che in qualche modo sono predittori di una maggiore presenza di sintomatologia persistente neurologica, e questi fattori sta
la severità della patologia che si esprime come anche oltre che con la necessità di ossigenoterapia, ma anche con la durata dell'ospedalizzazione. Un altro importante aspetto è appunto la quick SOFA, che è una scala in realtà di utilizzo intensivista, ma che noi abbiamo molto utilizzato e che utilizziamo tuttora nei nostri reparti COVID. E poi un altro aspetto importante, l'aspetto della comorbidità pre-COVID, quindi anche quello è un importante aspetto predittore di quello che appunto adesso vi sto per mostrare. E l'aspetto della comorbidità è stato valutato attraverso appunto la Cumulative Illness Rating Scale. Questo è quello che appunto vi stavo dicendo, quindi sulla sinistra trovate quelli che sono i sintomi che il paziente ha riferito, quindi la checklist prevedeva tutte queste diverse domande, tutti questi diversi item. Sicuramente quello che maggiormente è stato evidenziato è stato la fatica, ancora una volta, e come notate anche sulla destra del grafico vi è una maggiore presenza di questi sintomi in quelli che sono appunto in quelli che sono i pazienti che hanno avuto una severità di patologia maggiore con appunto una BCRSS di 3. Questo è un completamento appunto dello studio che abbiamo effettuato. Questi sono dati molto molto preliminari, però provo comunque a mostrarveli, nel senso che anche noi abbiamo cercato di valutare l'iposmia, la persistenza dell'iposmia nei pazienti appunto che abbiamo visto in ambulatorio. Anche noi abbiamo utilizzato lo sniffing stick test. E di fatto il dato interessante che si evince sicuramente in maniera abbastanza intuitiva dal grafico sulla destra è che prima di tutto a 6 mesi dalla guarigione dal COVID quasi il 50% dei pazienti, poco più in realtà del 50% dei pazienti, aveva ancora un disturbo di tipo iposmico oggettivo. Per oggettivo intendiamo appunto che alla valutazione, quindi al test effettuato, è stato raggiunto uno score inferiore al cutoff di riferimento e pertanto sicuramente inteso come in qualche modo ridotto rispetto alla popolazione normale della stessa età. Premetto che sono stati esclusi pazienti allergici, grossi fumatori, che avevano avuto degli interventi o comunque delle complicanze a livello appunto dell'apparato nasale e di fatto sono stati esclusi anche i pazienti affetti da decadimento cognitivo come diagnosi appunto premorbida, quindi pre-COVID. Quello che tra l'altro dato ancora interessante sicuramente che esiste una quota di pazienti che pur avendo un disturbo oggettivamente presente, quindi con un valore di cutoff al di sotto della norma, in realtà non percepiva l'iposmia, quindi non la riferiva dal punto di vista sintomatico. Mentre una piccola quota appunto di questi pazienti presentava sia il disturbo soggettivo che quello oggettivo. Infine, la nostra esperienza in ambito cognitivo, che cosa abbiamo visto? In realtà appunto abbiamo somministrato anche noi il MOCA, abbiamo però preferito utilizzare il cutoff che è stato poi validato dal gruppo italiano della Sant'Angelo, per cui un cutoff molto molto restrittivo che viene corretto sia per età che per scolarità. Quello che abbiamo visto, ma che in realtà è preliminare anche questo come dato, perché va sicuramente in qualche modo ulteriormente valutato anche con l'inserimento di altri pazienti, che l'età è un importante fattore che condiziona appunto l'aspetto dell'impairment cognitivo post-COVID, ma ancora una volta ritorna il concetto della durata dell'ospedalizzazione, sebbene con uno 0,05, ma comunque è sicuramente un trend in quel senso, quindi maggiore la durata di ospedalizzazione, maggiore la presenza di questo impairment cognitivo, l'ossigenoterapia, che ancora una volta ritorna coerentemente con quanto ci siamo detti, e ancora una volta lo score premorbido della CIRS e anche lo score della CIRS al follow-up, quindi a 6 mesi quando abbiamo valutato il paziente.
Ovviamente seguirà un approfondimento ulteriore in questo senso, stiamo lavorando ancora tanto appunto stiamo portando avanti una serie di progetti che speriamo possano darci qualche risposta in più in merito alle complicanze, alle sequele del Covid in ambito neurologico. Ringrazio tutto il gruppo di Brescia con cui collaboro e ringrazio voi per l'attenzione. Bene Viviana, grazie anche per i tempi ma anche per la copiosa messa di dati anche preliminari che testimoniano innanzitutto l'interesse da parte del gruppo ma anche la necessità di comprendere meglio certi meccanismi e credo che stasera abbiamo riempito una serie di punti interrogativi e quello dell'aspetto della fatica e il rapporto con la cosiddetta mialgica encefalomielite o sindrome della fatica cronica è un elemento di cui dovremo tener conto. C'è una domanda che ti rivolgo proveniente da Marco Ricci, quale chiede: l'esame dell'olfatto deve rientrare adesso nell'ambito della visita neurologica rutinaria e come? Questa domanda la lascio a te e adesso mi piace questo termine come se ieri l'esame dell'olfatto fosse indifferente, tuttavia la risposta, vediamo. Sicuramente è una cosa importante da effettuare, non è una cosa che facciamo adesso, nel senso che alcune patologie neurodegenerative prevedevano già nel nostro ambulatorio l'esecuzione di questo tipo di test, per cui la strumentazione noi l'avevamo già, proprio perché la utilizzavamo già. Ovviamente può essere un aspetto importante da considerare, soprattutto alla luce del dato che alcuni pazienti iposmici non riconoscono di esserlo, per cui completa in maniera sicuramente significativa quello che è l'approccio al paziente, la visita e anche la diagnosi. Bene, se non ci sono altre domande, permettetemi di ringraziare ancora una volta Siena Congress, la SIN, ovviamente tutti i relatori, in particolar modo le tre persone che abbiamo avuto oggi, Viviana avevamo già ringraziato, Matilde e Nicola Latronico in particolar modo, perché sicuramente andremo avanti, sicuramente ci sarà ancora molto da aggiungere e come è evidente qui ci sono necessità di integrazione, di prospettive diverse e Covid non finisce e non finisce per molti malati e secondo me questo è il significato più grosso per tutti voi, per tutti noi, è quello di mantenere ovviamente la nostra attenzione sulle patologie che abbiamo sempre seguito ma di non dimenticare e di non lasciare per strada pazienti che a causa del Covid hanno avuto complicazioni di competenza neurologica. Cerchiamo di dare risposte anche a queste e sicuramente da parte mia così sarà ed è l'impegno che ci siamo presi già a marzo e che con Nicola, tutti gli altri colleghi dell'ospedale civile e anche con tutti i colleghi fuori dall'ospedale civile stiamo mettendo in atto. Grazie a tutti, ringrazio Maurizio Gallucci per ringraziarci ancora una volta, buon fine settimana e la settimana del cervello credo che abbia avuto una ottima realizzazione non solo per questo evento ma per tutti gli eventi che la SIN ha sponsorizzato questa settimana. Grazie ancora, ciao Nicola. Grazie ciao, Alessandro, ciao, ciao Matilde. Grazie Alessandro, ciao Nicola, ciao Viviana, bravissima. Grazie, arrivederci a tutti. Ciao.